tutti, Franz, al vostro Super Curry. Eccoci qua, ragazzi. 31esima giornata di Serie A. I conti si iniziano a fare sempre più chiari ed evidenti. Ormai c'è un Inter stra in arrivo per lo scudetto. Un Inter che ha vinto il titolo in maniera anche abbastanza un po' fortunosa. Alla fin fine, ieri ha battuto l'Udinese 2-1. Vedete, gli va pure tutto bene all'Inter. Che gli fai? Segna, vince anche quando è un po' in difficoltà e riesce a ribaltare le partite. Scudetto strameritato, non sto dicendo che non lo è, però è anche chiaro che si mette pure l'aiuto del destino. Che gli fai? Certamente vi dico la verità, ragazzi, vincere uno scudetto con una corazzata del genere e uscire agli ottavi di Champions, boh, non lo so. Io non ho tutta questa soddisfazione, vedo Inzaghi esaltato a tutti i livelli, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto della squadra che c'ha Inzaghi? Proprio come accadde con José Mourinho, vinse il triplete, sì, ma che squadra c'aveva Mourinho? C'aveva l'Inter più forte di tutti i tempi. Un allenatore, Mourinho, che poi quando è andato in squadre normali non ha fatto niente. Quindi oggi dire Inzaghi è un fenomeno. Io penso che su quella panchina, chiunque ci metti, ottiene risultati comunque simili. Perché oggi l'Inter è una squadra talmente mostruosa che... cioè, non riesco a pensare un allenatore che può far fare risultati di merda a una squadra così forte. Boh, ditemi voi. Comunque, al solito, prima di partire, invito a iscrivervi se volete a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Curry and Friends, mi potete aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, link di PayPal in descrizione. C'è l'aiuto e sostegno al canale, abbonamenti, donazioni anche là, se volete donare per il canale, link di PayPal, specificate beneficenza o donazione, se mandate la vostra donazione appunto. Partiamo subito, venerdì, Salernitana-Sassuolo 2-2. Questo è un colpo tosto per il Sassuolo, perché almeno una partita del genere la devi vincere con una Salernitana ormai ultima, che non ha più niente da chiedere a questo campionato. Tu dovevi cercare di vincere. Casini arbitrali, casini vari, sì, sono d'accordo. Però comunque, ragazzi, il Sassuolo quest'anno ha fatto un campionato veramente schifoso, parliamoci chiaramente. Si lamenta, carnevali, ma la verità è che hai per le mani una squadra che non è rinforzata a dovere e sostanzialmente, un po' come il Napoli, hai sbagliato quasi tutti i colpi, non ti puoi arrabbiare. Vendere sempre giocatori forti e rimpiazzarli con promesse non può portare sempre i risultati. Io vedo un Sassuolo potenzialmente in Serie B, perché è dura, nonostante Ballardini è dura. Milan-Lecce 3-0, grande vittoria del Milan, ma si sapeva che se si svegliava Leao, ragazzi, erano guai per tutti. Il Milan che sostanzialmente inizia a puntellare il secondo posto, che significherebbe anche Supercoppa italiana l'anno prossimo, quindi un buon risultato. Il problema, ragazzi, ve l'ho detto sempre, se non vinci qualcosa quest'anno la stagione del Milan non si può giudicare positiva con tutti i soldi spesi sul mercato. Perché il Milan comunque un trofeo se lo deve portare a casa. Si è uscito dalla Champions subito, si è uscito dalla Coppa Italia subito. In campionato non sei mai stato in corsa per lo scudetto. Sì, un piazzamento, ma una squadra come il Milan parte per vincere, è pure cardinale. Meno che tu non fai l'exploit in Europa League, la vedo molto, 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 molto dura. Allora, ragazzi, vi dico subito, per me, ce la vedremo in diretta, il Milan batte la Roma, perché c'ha più tradizione, è più pronto a queste sfide, c'ha Giroud, giocatori che magari hanno giocato questi eventi, l'hanno pure vinti, quindi mi sembra una squadra più pronta. Però vi dico anche che in semifinale, già se becchi Leverkusen, esci fuori. Mi ricordo nel 2002 uscimmo col Borussia Dortmund, che non era sto squadrone pazzesco. Però effettivamente poi il Milan venne cacciato fuori, ed era un gran Milan già allora, che stava andando verso il Milan che l'anno dopo vinceva, avrebbe vinto la Champions. Io non penso che il Milan vincerà l'Europa League, sostanzialmente, e quindi se non vinci nulla la stagione non si può definire positiva. Un secondo posto in campionato non è un risultato da ricordare. Cioè, non hai mai lottato per lo scudetto. Se arrivi secondo, vicino all'Inter, allora dice, ce la siamo giocata, ma non sei stato mai in corsa per nulla. Quindi ci vogliono i risultati. La squadra non gioca benissimo, a me non mi fa impazzire. Poi la risolve perché c'ha giocatori forti. C'hai Leao che ti fa la differenza, i Pulisic, sta gente qua che ti fa la differenza, Giroud che se gliela metti te le segna quando la porta il gol. Ma il problema è, vedi l'Inter giocare, è un incantarti nel vedere il gioco dell'Inter. Vedi il Milan, gioca molto, in maniera molto basilare, infatti vecchie squadre che fanno il minimo, ti bloccano e non ottieni risultati. Non lo so, ragazzi, vediamo, vediamo. Spero che il Milan vinca l'Europa League. Allora là sono il primo a dire, Chioli deve rimanere, perché se vince un trofeo così importante merita di rimanere, ma bisogna vincerlo. Il Lecce perde, ma di base comunque c'ha sempre quei 4 punti di vantaggio, che non sono pochi. Certamente una sconfitta così dura da digerire
anche a livello mentale può essere pesante, però io sono convinto che Lecce si può salvare. Vince la Roma con la Lazio 1-0, derby ultimamente sempre brutti, però De Rossi è riuscito a sfatare anche il tabù derby, vincendo 1-0 col gol di Mancini, una grande vittoria per una Roma che arriva alla gara di Europa League col Milan molto motivata, ma io penso che poi i dettagli faranno la differenza. È chiaro che la Roma ce l'ha i giocatori per battere il Milan, eh? Però vedo come se il Milan, secondo me, possa avere un vantaggio, vedremo. Una Roma è comunque, battendo la Lazio, si porta a soli 3 punti dal Bologna, quindi continuando a credere nella Champions diretta, anche se non arriva il quinto posto Champions. Una Lazio ormai fuori da tutto, purtroppo, sì, no. Può lottare tipo per la Conference, ma diciamo una Lazio molto deludente. E l'anno scorso ha fatto troppo la Lazio, ragazzi, i giocatori sono quelli. Questo è il livello. Vince l'Empoli a Torino 3-2. Questa è una vittoria molto, molto, molto pesante. Più 3 sul Sassuolo. È una vittoria pesante perché permette a Nicola di portarsi in una situazione poco più tranquilla. Ma l'Empoli, quando prendi l'allenatore bravo nelle salvezze, ragazzi, i risultati si vedono. L'ha preso l'Empoli prima degli altri e i risultati si stanno vedendo. Si è tirato fuori dalla zona proprio caldissima. Sta sempre in battaglia, però si può salvare perché l'Empoli gioca pure bene. E alla fin fine una buona squadra. Il Torino, peccato. Il Torino purtroppo arriva sempre là là per ottenere risultati migliori e poi crolla. Dispiace ragazzi, il Torino è una squadra per cui ho sempre simpatizzato perché è una delle squadre storiche del campionato italiano. Però non mi piace come lo fa giocare Juric, non mi piace che c'ha poca fantasia. A me piacerebbe vedere un allenatore come De Zerbi a Torino. E allora là la squadra girerebbe diversamente, perché non sono il giocatore, è l'allenatore che gioca in quella maniera là. Non mi fa impazzire. Frosinone e Bologna 0-0. Classico 0-0 inutile per il Frosinone che rimane terzultimo, anche se un minimo la classifica la smuovi, per il Bologna che si vede la Juve scappare, il Milan scappare e la Roma arrivare. Quindi alla fin fine se lo giocano queste squadre, però c'è anche da dire ragazzi che se l'Atalanta non vince il recupero praticamente il Bologna è in Champions, è una cosa assurda anche da pensare, perché se arrivano le prime 5, Bologna che sta più 8 sull'Atalanta, quando lo riprendi? Sono finite le partite. Ha fatto il suo questa stagione il Bologna, ci sta di fare un pareggio, ma mi aspettavo qualcosina di più. Vince il Napoli a Monza. Non si era messa bene la partita per il Napoli a Monza. Però dopo, vedi, quando c'hai dei campioni, questo si vede. Tutti i gol bellissimi del Napoli. Osimhen che fa un gol pazzesco. Lo fa Zielinski. Lo fa Politano. Bene che ha segnato Raspadori. Finalmente iniziano a segnare anche gli attaccanti italiani in vista dell'Europeo. Un Napoli forte. Napoli che fa valere la propria grinta, il proprio orgoglio. Cioè il Monza è una buona squadra, ma nemmeno Napoli. Infatti rimane là a 42 ormai. Penso che la zona Europa se l'è vista scivolare dalle mani. Un Napoli straordinario, che ha fatto rivedere in parte, solo per un tempo, diciamo, il Napoli dell'anno scorso. Se giocava sempre così quest'anno, ragazzi, il Napoli... Il problema del Napoli non sono i giocatori, il problema del Napoli è chi li ha fatti... Chi li ha allenati è anche un problema mentale di appagamenti, ve l'ho sempre detto, la squadra è forte e se ci fosse stato un Conte, qualcuno che li spronava questi qua, vedi che non arrivavano così dietro. Purtroppo il Napoli a oggi si gioca l'Europa League e niente di più perché la classifica è quella che è. È impossibile recuperare tutti quei punti in queste poche giornate. Vince il Cagliari con l'Atalanta 2-1. Beh ragazzi, ve l'ho detto, il Cagliari mi piace, sia perché c'è un grande allenatore, Ranieri per me è un allenatore fantastico, sia perché comunque c'è dei giocatori, ma non solo quello, il Cagliari c'è proprio una mentalità di non mollare mai, grintosi fino alla fine in tutte le partite, non si molla, si dà tutto in campo e i risultati si sono visti, un Atalanta che ci ha provato a rimetterla in piedi e si è dovuta accontentare di una sconfitta che fa male perché comunque la Roma ti scappa più 5, c'ha il recupero con la Fiorentina, ma come abbiamo visto tra Atalanta e Fiorentina l'equilibrio è assoluto. E quindi tu non è detto che la ribalti, oppure vinci, porti 3 punti a casa. È una sconfitta pesante per la Champions, vi dico la verità. Buono che ha segnato Scamacca, anche là bellissimo gol. Speriamo che gli attaccanti italiani da qui a fine campionato riescano a dare qualcosa in più per l'Europeo. Beh, dispiace per il Verona che va in vantaggio e poi perde col Genoa. Il Genoa comunque una squadra forte, si è salvato ufficialmente, ma non ci avevo dubbi, perché... Il Genoa è una squadra forte, c'ha giocatori forti, non ci sta Varete che dispiace per l'Italia. Gudmundsson è un ottimo giocatore, lo vogliono tutti. Gilardino è un ottimo allenatore, bravissimo il Genoa a ribaltare una partita che non gli serviva, perché il Genoa, ragazzi, già navigava in acque tranquille. Ora si è salvato proprio in maniera praticamente matematica, lasciando il Verona là, in piena bagarra, al quart'ultimo posto. Ma le partite le devi chiudere. Vince la Juve con la Fiorentina, 1-0 striminzito, gol di Gatti.
Beh, ragazzi, la Juve non entusiasma e sostanzialmente continua in questa opera di non entusiasmare. Se vince, vince per miracolo, se no perde. Vi dico la verità, io credo che sia un problema dell'allenatore. Per me Allegri non è più abile di fare l'allenatore in Serie A. È un allenatore troppo mediocre, non ha cambiato i suoi metodi di gioco, cambia sempre la squadra, non si affida mai agli stessi giocatori, spesso cambia gli interpreti. È una squadra che ha bisogno anche di sicurezze. Io non lo terrei. Come ho detto anche in altri video, lui ha fatto l'intervista dicendo no, ma siamo la Juve, siamo quarti, quello è il nostro risultato. No, ha detto Chiesa, noi siamo la Juve, dobbiamo lottare sempre per vincere. Cioè, non esiste arrivare quarti per la Juve. Non è una vittoria arrivare quarti, terzi. Cioè, devi lottare. Purtroppo la Juve non gioca bene. E questo è il problema e non entusiasma mai. I risultati non sono arrivati più. Io non lo so come si fa a tenere Allegri in queste condizioni. La Fiorentina, un altro piccolo crawl, cioè, lontana da tutto, sì. Puoi cercarla di raddrizzare un minimo con la partita con l'Atalanta, però di base, ragazzi, la Fiorentina quest'anno, se non fa una vittoria in Coppa Italia o una finale di Coppa Italia, se non fa una vittoria in Conference, è difficile che torna nelle coppe. Ed è una delusione, perché la Fiorentina ha fatto un primo spezzone di campionato buono e ho detto a me la Fiorentina piace. Purtroppo poi i troppi impegni, quando non c'è tutti quei ricambi, si sentono. E niente, vince l'Inter contro l'Udinese, classica vittoria della squadra che domina. Non c'è nulla da dire, ragazzi, l'Inter oggi è imbattibile. Speriamo che il Milan gli faccia uno scherzetto nel derby, ma giusto per una soddisfazione personale. Ma la vedo dura, perché l'Inter di oggi, secondo me, rispetto al Milan, è nettamente superiore. Migliore della giornata, lo diamo... Dai, lo diamo al Cagliari, che ha fatto una bellissima vittoria. Peggiore... Mamma mia. Ce ne sarebbero tanti peggiori. Lazio, Fiorentina, Torino. Scegliete voi. Ciao, raga. Wow, wow, wow.